Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video da Mobile Phone Island. Uno sviluppatore mi ha chiesto di recensire un suo gioco, ha detto che è uno dei primi che ha sviluppato per Android. Si chiama Find Frank ed è un gioco bello impegnativo, quindi potrebbe interessare a molte persone che magari hanno voglia di divertirsi un po', magari soprattutto d'estate, che se ha più tempo libero. Comunque, scopriamolo insieme dopo la intro. Eccoci qua davanti al gioco che sta caricando e come sentite ha una musichetta che adesso togliamo per non dare fastidio. Possiamo mettere il livello di grafica al massimo. Poi possiamo vedere i crediti, magari per chi interessa, dove lo sviluppatore si chiama Davide Aloisi, spero di averlo pronunciato bene, che ringrazio per avermi proposto questa interessante recensione di questo gioco. Come lingua possiamo mettere italiano, anche se cambia poco, abbiamo visto le impostazioni. Allora, lo scopo di questo gioco è quello di aiutare Bob, che è il personaggio principale, a portare i due pinguini, che ora vediamo come si chiamano, uno si chiama Willy e l'altro Nigel. E bisogna riportarli a Frank, che è il padrone di questi due pinguini. Questi sono dei pinguini che sono un po' dei fantasmi perché passano attraverso i muri. E comunque vedrete che il gioco non è facile, però questo potrebbe interessare a molte persone perché è un gioco più impegnativo. Magari attira di più l'attenzione delle persone. Come vedete abbiamo questi livelli, diciamo, sono quattro, sono labirinto, bosco deserto e bosco malvagio. Però diciamo che più che labirinti, cioè più che livelli, sono, diciamo, delle sceneggiature delle ambientazioni, perché una volta che prendiamo uno di questi ambienti qua, abbiamo poi comunque un avanzamento di livello. Appena completiamo un livello ce n'è l'altro, quindi diciamo che questi qui sono sia dei livelli, perché per esempio il bosco e il bosco malvagio sono più difficili perché hanno dei colori più scuri, quindi rendono il gioco più difficile perché si vede meno dove si deve andare. Invece su deserto e labirinto, essendo di colore più chiaro, si ha una visione migliore. Quindi questo ne permette di avere dei livelli, diciamo. Quindi iniziamo dal labirinto perché è quello che riesco a farvi vedere un po' meglio, anche se vi dico che non sono riuscito granché, però ve lo faccio vedere. Come vedete, qua abbiamo questo controller per muoverci. Qua vedete, ecco qua. Quello lì che abbiamo visto è Nigel, però o Willy, non l'ho letto, comunque è uno dei due pinguini. Poi abbiamo, come avete visto, abbiamo delle esplosioni, perché sono così delle esplosioni casuali per rendere il gioco un po' più difficile. Ecco, vediamo. Vedete, c'è l'esplosione, succedono un po' così a caso, sono imprevedibili, quindi magari le prime volte che si gioca si ha un po' più di difficoltà. Anche io cerco di farvi vedere giusto quali sono i pinguini e vi faccio vedere un po' qualche cosuccia. Ecco, magari spassiamo qua così. Poi ogni tanto abbiamo queste scatole magiche che ci danno del tempo supplementare perché abbiamo anche un tempo. Ecco, come vedete, quello è Willy e deve venire con noi. E lo dobbiamo riportare da Frank, che è il clochard, che è il suo padrone. Qua è chiuso, però come vedete abbiamo anche queste scatole per avere dei tempi supplementari. Vediamo se riesco a prenderlo. Ecco, vedete, più 5. Abbiamo 5 minuti in più adesso. Ecco, ho preso un'altra scatola e vediamo. Comunque, come vedete, ci vuole un bel po' di tempo, poi essendo un labirinto. Poi io non sono granché come giocatore, anzi, non sono per niente giocatore, non gioco mai.
quelle monete vuol dire che lì ci sono le esplosioni. Bisogna stare attenti perché se no si perde se uno dei personaggi va lì ed esplode. Vediamo un po' se riusciamo a trovare anche l'altro pinguino. Attenzione, ecco lì che esplode, però sembra che Willy ne sia immune, essendo un fantasma, anzi un pinguino fantasma addirittura. Vabbè, qua vedete che sono io che non sono molto pratico dei giochi. Quella è sempre per i tempi supplementari. Ecco, vedete, sono esploso perché c'era quella moneta col fuoco. Però adesso, ora che vi ho fatto vedere un po' come funziona il gioco, proviamo qualche altro livello. Quindi, come vi stavo dicendo, per superare bisogna portare i due pinguini da Frank, che è il padrone. E come vedete, qua sono già esploso, forse no. Sono proprio sotto in tempo. Comunque, vedete qua, questo livello è più difficile perché anche se magari graficamente è un po' più carino per alcuni, però da un'altra parte, come vedete, sono esploso. Qua, essendo più scuro, si capisce un po' meno dove sono gli ostacoli, a mio parere. Poi magari voi, una volta che imparate. Poi abbiamo il deserto, che è anche questo. Forse questo qui non è il deserto, ma è il bosco magico, perché toccando si sbaglia un po'. Vedete qua, è più scuro, quindi si riesce a capire meno dove dobbiamo andare. E sarà più difficile vedere i pinguini e anche vedere dove è Frank, il padrone dei pinguini. Poi premendo qua, di solito si può fare uno screenshot, e da qualche parte mi ricordo che c'era anche il tasto per vedere la mappa in grande. Adesso non lo vedo, però da qualche parte c'è. Come vedete qua è più difficile perché è più scuro, si capisce di meno. Però alla fine magari ad alcuni può piacere di più, magari per questione, come vedete. Qua sono esploso nel fuocherello. Ecco, adesso cerco di selezionare deserto, se riesco. Vi faccio vedere anche. Ecco qua, come vedete qua è un po' simile al labirinto, però è più chiaro, diciamo. Quindi questo è abbastanza facile, diciamo, perché ecco, come vedete, abbiamo già trovato Willy. Invece l'altro, il bosco, è difficilissimo. Invece qua, come vedete, troviamo i poteri, i tempi supplementari, e qua da qualche parte. Poi lì c'è la moneta che do dove c'è il fuoco. Quindi, come avete visto, questo è il gioco. Secondo me è carino, ha la grafica minimale, un po' in stile Lego secondo me, però comunque è bello. Poi è impegnativo, quindi non è uno di quei giochi che è troppo facile, che ci giochi un po' poi ti stufi. Invece qua devi impegnarti, quindi magari una volta che qualcuno si fissa con questo gioco, poi ci gioca molto a lungo, finché non vince. Poi ci sono i vari livelli, come vi ho già fatto vedere, i personaggi sono questi. Poi c'è un tempo specifico, poi faccio vedere il regolamento. Porto i due pinguini da Frank per vincere. Usa il cambio telecamera per vedere meglio la mappa. I pinguini passano attraverso le pareti per facilitarti il compito. I funghi si attivano a tempo ogni 3, 4, 5 secondi. Quindi queste sono informazioni che sono molto utili. Quindi questo gioco ve lo consiglio perché è interessante, è divertente. Ringrazio Davide Aloisi per avermi proposto questa recensione.
mi sono divertito a farla. E il gioco è carino, vi consiglio di provare questo gioco, di scaricarlo, è completamente gratis. L'unica cosa, ci sono delle pubblicità qua e là, però comunque per essere gratis è ovvio che ci sono delle pubblicità, in modo da in modo che lo sviluppatore possa averci un minimo di guadagno, quindi, e questo è giusto. Se il video vi fosse piaciuto, mettete mi piace, commentate e condividete. E ci vediamo al prossimo video da Mobile Phone Island. Ciao!